Rovigo ha aperto il primo ufficio turistico, poi c'è la Torre Donale, Mostra Roverella, basta questo per rendere Rovigo attrattiva? Secondo me non ci sono tante attrazioni per i giovani, qualcosa da fare nel tempo libero. Magari sì, organizzare degli eventi per i giovani o un po' per tutti, a parte i musei, che anche proprio delle attività extra lavorative. Allora, io di turismo non posso dire niente quanto riguarda la mostra, perché ho visto tanta gente anche col negozio che è entrata, che era proprio di passaggio per la mostra. Poi sinceramente per la Torre Donau, per altri centri di visita non ho visto o non mi hanno parlato i turisti che sono passati di questo, diciamo, quindi non ho idea su quel fatto lì. E cosa servirebbe a Rovigo per renderla più attrattiva? Beh, sicuramente più pubblicità su quello che c'è da visitare. Allora, si può sempre migliorare, quello sicuramente, però diciamo che già è un buon punto di partenza. Il museo attira sempre molta gente, e turisti anche da fuori città soprattutto, e sono tutti molto entusiasti sempre. E capita molto spesso che turisti delle mostre vengano poi ad acquistare o anche comunque a fare solo un semplice giro tra i negozi, quindi comunque è un'attrazione per i turisti. Poi si può sempre migliorare, sicuramente. Forse uno dei punti da migliorare è il livello di comunicazione verso le persone. Sì, sicuramente quello, e l'informazione. Tanti non sono informati, ma anche proprio a livello della città. Non hanno punti di riferimento, parlo di gente che viene dall'esterno, da fuori città, non c'è un punto informazioni, manca quello, e tante volte mi ritrovo quando posso a dare qualche informazione ai turisti, però non posso essere aggiornata su tutto. Sicuramente sono delle iniziative importanti, penso che bisognerebbe fare qualcosa di più anche proprio a livello di spettacoli e puntare di più su anche l'estetica di questa città, però spero che soprattutto dopo il Covid possa essere insomma un'attrattiva per i turisti. E a livello di comunicazione, quando ci sono eventi, mostre, spettacoli, è soddisfacente? Io penso che alcuni spettacoli, alcuni eventi vadano pubblicizzati di più a Rovigo, nel senso che mi rendo conto a volte che ci sono delle belle iniziative, però lo so sempre dopo, e quindi probabilmente anche a livello proprio di comunicazione andrebbe migliorato qualcosa. Sicuramente hanno reso Rovigo nel corso degli anni, cioè l'hanno migliorata, perché comunque hanno attirato più turisti. Secondo me bisognerebbe puntare di più su eventi organizzati nel centro della città, puntando sui talenti giovani, secondo me, di Rovigo, comunque, perché ce ne sono moltissimi. Comunque anche una sera in cui una band suona e attira movimento, attira gente, attira ragazzi anche di altre città, ad esempio Este, Monselice o Padova, e in questo modo secondo me rinascerebbe ancora di più la città.